sindaco Mimmo Consales ha sottoscritto un atto di diffida nei confronti della Regione Puglia, dell'ARPA Puglia e dell'ASL Brindisi 1 in riferimento all'ordinanza del 5 settembre 2014 con cui il presidente della Regione Puglia ha delocalizzato le attività di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei comuni delle province di Bari e della BAT. In sostanza, per effetto di tale ordinanza presidenziale, esiste la concreta possibilità che rifiuti provenienti dalle zone indicate finiscano all'interno della discarica Formica Ambiente nel territorio di Brindisi. Il sindaco Consales ha fatto rilevare che allo stato attuale non può essere legittimamente consentito l'esercizio delle attività di smaltimento rifiuti nella discarica Formica Ambientale, perché ciò costituirebbe una chiara elusione di quanto stabilito in via cautelare dal TAR di Lecce, che ha imposto per l'esercizio dell'attività il preventivo rapporto di valutazione del danno sanitario. Il primo cittadino fa rilevare inoltre che l'esercizio dell'attività non risulta nemmeno autorizzato da alcun provvedimento, essendo ormai venuta meno l'AIA rilasciata dalla Regione nel 2008 ed essendo stato sospeso dallo stesso TAR di Lecce il rinnovo della medesima AIA. Per questo motivo, ritenendo che l'utilizzo della discarica di Contrada Formica sia illegittimo, se non proprio illecito, il sindaco ha diffidato la Regione Puglia a voler immediatamente annullare in via di autotutela l'ordinanza numero 11 del 5 settembre. ARPA Puglia ed ASL Brindisi 1, invece, sono state diffidate a voler adottare ogni necessario provvedimento idoneo ad inibire sin da subito l'eventuale attività di smaltimento rifiuti nella discarica Formica Ambiente, nonché ad esprimere al contempo il proprio parere sulla possibilità di utilizzare tale discarica in assenza del preventivo rapporto di danno sanitario e in mancanza di una preventiva e attuale caratterizzazione dei rifiuti provenienti dagli impianti gestiti dall'AMIU Puglia e dalla Daneco Ambiente. Il tutto nei termini di 7 giorni. La Commissione per la politica economica e sociale del Comitato delle Regioni di Bruxelles ha approvato una proposta del brindisino Mauro Dattis di realizzare un seminario della Commissione suddetta nella città di Lecce. Questa commissione è molto importante, si occupa di politica sociale, protezione sociale, innovazione politica economica e monetaria, anche del mercato interno. Mauro Dattis è membro di questo Comitato delle Regioni sin dal 2012. Noi tra una settimana esatta a Brindisi ospiteremo la commissione CIVEX, che è un'altra commissione della quale faccio parte all'interno del Comitato Regioni. Saranno qui per 2 giorni i 110 membri della commissione. Questa è una candidatura che noi sostenemmo con il sindaco Gonzales, insomma, l'anno scorso e ottenemmo questo. Adesso abbiamo candidato per il prossimo anno la città di Lecce. E fortunatamente anche qui ci siamo riusciti, diciamo, battendo anche un po' di concorrenza di altre città europee. E la cosa importante è il tema, sicuramente, quello della tutela dei lavoratori, perché la Commissione europea sta per varare il nuovo pacchetto di proposte del quadro strategico della nuova politica di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il 2014-2020. Io sono relatore per il Comitato delle Regioni del parere che il Comitato darà alla Commissione europea e Lecce sarà il momento culmine in cui si approfondiranno questi temi e sicuramente, insomma, ci sarà tanto da studiare, da approfondire. Un'occasione buona anche dal punto di vista del marketing territoriale, perché, insomma, verranno qui più di 30 membri del Comitato Regioni, che di solito sono sindaci o presidenti di regione di vari paesi dell'Europa, quindi sicuramente una bella occasione. Mauro, parliamo ora un pochino delle funzioni di questa commissione. Io leggo che si interessa non solo dei lavoratori, ma anche del ruolo che le regioni e gli enti locali debbano avere. Sì, praticamente il Comitato delle Regioni è un organo dell'Unione Europea, è uno degli organi dell'Unione Europea. E svolge le funzioni consultive del Parlamento e della Commissione europea. Siamo 24 italiani a rappresentare l'Italia, dei 7 rappresentanti dei comuni italiani, io ne sono uno dei rappresentanti, il presidente Vendola, per fare un riferimento pugliese, e l'altro componente pugliese in rappresentanza delle regioni. La commissione ECOS è praticamente la commissione che prima di far arrivare le proposte nell'assemblea plenaria,
che svolgiamo solitamente a Bruxelles, si occupa di lavorare sulle proposte e questa è la commissione appunto che si occupa di materia economica e sociale. Siamo tutti impegnati sul fronte economico e sociale ai vari livelli, anche a livello del Comitato delle Regioni. Io credo che noi dobbiamo stimolare sempre gli incontri che hanno una natura economica, commerciale, turistica, culturale, perché abbiamo il dovere di lavorare affinché si possa tessere la tela dell'amicizia tra i popoli, della reciproca conoscenza, della reciproca comprensione. Il colloquio che ho avuto con l'ambasciatore dell'Iran in Italia è stato un colloquio molto interessante, molto franco. Non abbiamo nascosto nessuna delle divergenze, delle situazioni che talvolta hanno reso anche particolarmente difficile e incandescente il rapporto tra Occidente, Europa e Iran. Credo che dirsi la verità è una buona base per fare un cammino autentico. Io stesso ho, diciamo, proposto all'ambasciatore dell'Iran l'importanza di costruire un processo di pace che possa oggi da parte di tutti contribuire affinché il popolo palestinese trovi una patria e affinché Israele viva con un sentimento di sicurezza. Abbiamo affrontato anche le questioni della politica, diciamo, le questioni che riguardano gli standard dei diritti umani. Quindi è stato un incontro molto sincero, ma abbiamo anche parlato di quanto interesse ci possa essere in sistemi di impresa innovativi, in una parte e nell'altra, a incontrarsi, a discutere, eventualmente a costruire relazioni economiche. Quindi la nostra disponibilità, naturalmente, in questo caso, soprattutto in questo caso, la Puglia è allineata alla politica del governo italiano, alla politica della Comunità Europea, ma noi pensiamo che debba essere sempre di più una politica di pace e di dialogo. E vorrei ringraziare l'ambasciatore dell'Iran perché, diciamo, ha avuto la stessa sincerità del suo interlocutore. Non c'è stata reticenza o ipocrisia nel suo discorso, restano delle divergenze, ma resta la curiosità e la volontà di fare in modo che importanti relazioni di carattere non solo economico-commerciale, ma anche di carattere culturale e anche sviluppando i flussi turistici, possano essere, a partire dalla Puglia, da questa terra che guarda sempre a Oriente con simpatia e curiosità, un contributo a costruire un mondo migliore, un mondo più armonico. Sono stati circa 15.000 i wine lovers che hanno preso parte all'edizione 2014 di Cantine Aperte in Vendemmia. Nuovo nome ma stessa formula per l'evento ideato e organizzato dal Movimento Turismo del Vino Puglia con il sostegno dell'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia che ha consentito agli enoturisti di partecipare nelle cantine del consorzio aderenti ad uno dei momenti più affascinanti della stagione vitivinicola, la Vendemmia. Un target sempre più motivato, attento e preparato, composto da appassionati, curiosi, gruppi di amici e famiglie, che ha colto l'opportunità di questa manifestazione per entrare nelle cantine per scoprire le tecniche di vinificazione e lo straordinario impegno che si cela dietro ogni bottiglia. A rendere ancor più suggestivo l'appuntamento, la possibilità di assistere in prima persona al magico rito della vendemmia, dall'arrivo dell'uva in cantina alle prime fasi della lavorazione. E così il motto del movimento, vedi cosa bevi, trova proprio in questa giornata la sua più concreta affermazione e consente ai vignaioli di mostrare pienamente la qualità, la cura, la passione che essi riservano al proprio prodotto. Le aspettative sono quelle di avere una produzione importante. Quest'anno abbiamo avuto tante calamità che hanno penalizzato in alcune aree
il raccolto e quindi il sistema vitivinicolo, però la cosa che ci conforta è che abbiamo sicuramente un vino anche di grande qualità quest'anno. Abbiamo produzioni ridotte, ma abbiamo un vino di grande qualità. Siamo qui presso questa cantina importante, dove tra l'altro abbiamo in questo momento avuto il piacere di assaporare, degustare questo Fiano Minutolo che dobbiamo assolutamente valorizzare. Stiamo pensando anche come regione di creare un momento importante come quello del rosato, perché anche il Fiano ha necessità di essere rivalutato, ma soprattutto vogliamo mettere in evidenza che non è un prodotto, non è un vitigno che riviene da altre regioni, ma è un vitigno che ci appartiene. Cantine aperte è un modo per le cantine appunto di aprirsi, invitare gli appassionati a visitare, a vedere le strutture e a cercare di capire i processi produttivi, e la cosa bella di questa manifestazione in particolare è che lo si fa nel periodo vivo, nel periodo della vendemmia. Quindi non solo strutture, ma strutture che vive con i viticoltori che portano l'uva, gli enologi che l'assaggiano e che decidono cosa farne, meglio trasformarla in vino. Quindi il momento sicuramente più interessante per gli enoturisti. Per le aziende è un momento importante, importantissimo, il più importante dell'anno, impegnativo, ma diciamo che c'è anche la disponibilità di aprire le porte delle proprie cantine anche in un momento così delicato. Per conto mio è stata molto gradevole, bello il contesto, si è mangiato molto bene, il vino ottimo, la compagnia gradevole. Dico sì, una giornata positiva, sì. Io ho sempre fatto il tifo per la Puglia, per la mia città, e anche se vivo da 25 anni a Firenze. Però l'unica cosa che dicono i fiorentini, come si mangia bene giù da voi? Quindi a maggior ragione dobbiamo rivalutare la nostra produzione e farla conoscere al mondo. Una bella emozione forte, poi essendo appunto il primo, dopo 3 giorni che sono qua, non avevo ancora bevuto l'aperitivo, devo dire che mi sono anche emozionato a bere questo che poi merita veramente. Innovazione significa progresso, ma anche miglioramento delle performance ambientali delle filiere. In campo agricolo il concetto di innovazione si lega fortemente non solo allo sviluppo del settore primario, ma diviene determinante anche per lo sviluppo delle aree rurali. Con tali presupposti, il GAL Colline Ioniche della provincia di Taranto ha puntato ancora una volta al potenziamento delle aree rurali e all'attivazione di dinamiche collaborative tra il mondo dell'impresa e quello della ricerca, dopo la scommessa lanciata con il progetto Green Road sull'economia verde e il turismo sostenibile. Nel padiglione 18 della Fiera del Levante sono state presentate due best practice nell'ambito dei workshop programmati all'interno del Salone Agroalimentare. Il sistema della conoscenza e dell'innovazione hanno svolto un ruolo fondamentale sia nello sviluppo del progetto di trasformazione delle foglie di vite biologiche per la creazione dell'inedito pezzo di vite, sia nel più complessivo sviluppo dei processi collegati alla coltura e trasformazione della canapa. Compito del GAL è stato quello di creare il terreno ideale su cui far attecchire queste esperienze, proponendole come nuovo modello di sviluppo in grado di restituire competitività ad un comparto considerato fino a ieri statico e antiquato. Sulla canapa c'è anche un discorso particolarmente interessante perché il no food può essere fatto in maniera particolare nelle zone dove c'è il problema ambientale, come per esempio a Brindisi, a Cerano, come per esempio a Taranto. E quindi è una filiera che ci permette appunto di far ritornare gli agricoltori a coltivare le terre dove sino ad oggi non possono farlo. Tra l'altro c'è anche questa ulteriore idea, è quella di cercare di utilizzare queste terre, diciamo, dando la possibilità agli agricoltori di fare un'agricoltura soprasuolo, e questo lo faremo anche finanziando la costruzione di serre, cercando di coinvolgere anche dove diciamo, i luoghi ce lo permettono, appunto, i gruppi di azione locali. Abbiamo fatto nascere l'istanza, che era quella nel nostro territorio di utilizzare le foglie di vite, questo prodotto fino a qualche tempo fa sconosciuto dalle nostre parti come elemento, diciamo, alimentare. Noi abbiamo fatto sì che lo si trasformasse nell'elemento primario del pesto da foglie di vite. La seconda
seconda iniziativa che presentiamo oggi è lo straordinario impianto di trasformazione della canapa che è nata a Crispiano e può essere molto d'aiuto anche agli agricoltori perché pare che sia innanzitutto conveniente, quindi economicamente molto rilevante, riqualifica e dà sostanze molto benefiche al terreno, quindi per l'utilizzo di nuove colture e poi soprattutto rappresenta davvero un ventaglio di elementi, di prodotti per il mercato perché si può utilizzare come polveri nelle vernici nella bioarchitettura, come alimento e anche nelle costruzioni in legno. In questo numero del Salus TG, niente ticket per il 70% delle ricette per esami e visite, in arrivo riforma. Proteina della longevità cloto, elemento chiave per regolare la remielinizzazione. Nel 2013 spesi 29 miliardi per ricoveri ospedalieri, 400 milioni in meno del 2012. In Italia il 70% delle ricette per esami, visite specialistiche, analisi di laboratorio, lastre, risonanze, ecografie e altre prestazioni di diagnostica strumentale è con esenzione del ticket, 145 milioni su 207 milioni. E solo poco meno della metà per motivi di basso reddito. E quanto emerge dall'analisi della Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico del Ministero della Salute sul flusso delle ricette di specialistica ambulatoriale nel 2012. Non è un caso, quindi, che uno dei primi punti del Patto della Salute sia proprio la riforma dei ticket sanitari. Entro il 30 novembre 2014 una commissione ad hoc si occuperà di cambiare il sistema. Le nuove regole di compartecipazione dovranno tenere conto del reddito delle famiglie. Ricercatori statunitensi hanno visto per la prima volta in vivo, in topi geneticamente modificati trattati con una sostanza che danneggia i neuroni, che se il gene della proteina cloto viene spento, scatta un grave deficit della remielinizzazione. Mentre se l'interruttore genetico di cloto viene messo al massimo, la quantità di fibre nervose mielinizzate è due volte di più rispetto a quelle degli animali normali. A mettere in luce questa virtù della proteina della longevità cloto è uno studio presentato a Boston al meeting ACTRIM-ECTRIMS sulla sclerosi multipla. Nel 2013 sono stati spesi poco più di 29 miliardi di euro per i ricoveri ospedalieri. A registrarlo è il rapporto annuale sull'attività di ricovero del Servizio Sanitario Nazionale sulla base dei dati dell'ESDO 2013, pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Rispetto al 2012 la spesa è diminuita leggermente, passando da 29 miliardi 570 milioni di euro a 29,1 miliardi di euro.